Se devi costruire un nuovo brand, una tua nuova brand identity, oppure devi fare un rebranding, quindi devi rivedere un po' il tuo posizionamento, un brand che ti consiglio di guardare per avere ispirazione proprio sui dettagli e sulla strategia è Tiffany. Tiffany è un brand fatto secondo me benissimo, cioè tutti i dettagli sono al loro posto, dalla palette colori con il blu Tiffany che ormai è diventato famoso, a oggetti che sono diventati famosi perché li hanno resi tali. Addirittura non sono famosi solo i prodotti Tiffany, ma anche la scatola intorno ai prodotti. Cioè, questa è la famosa blue box, la scatola che è diventata iconica in tutto il mondo e che tra l'altro ha anche il colore Tiffany. E poi vai a vedere anche i range di prodotti. Il range di prodotti è bellissimo perché si passa da prodotti da centinaia di migliaia di euro a prodotti che costano poche centinaia di euro, ma che hanno dietro lo spirito Tiffany e che tra l'altro prendono tantissimi settori, dalla gioielleria alla casa. Puoi ad esempio comprare dei bicchieri Tiffany per il bar o per prendere un caffè, tra l'altro molto carini. Tutti i dettagli sono al loro posto. Prova ad entrare nel sito Tiffany e vedrai che c'è il pulsante contatti con il campanellino della concierge di un hotel. E se clicchi quel pulsante, vedi subito il loro tono di voce al tuo servizio. Tutto è perfettamente in linea, tutto è controllato. Ed è proprio quello che ti consiglio di fare, proprio fare un elenco di tutti quelli che sono gli elementi che secondo te sono importanti per il tuo brand. Che tu sia una persona e quindi un libero professionista e voglia comunicare un tuo brand, magari con una palette colori, con una tua identità, eccetera, o che tu abbia un'azienda. Perché poi spesso quello che capita è che l'azienda magari ha fatto un bellissimo logo che è anche, insomma, comunica molto anche la filosofia, però poi il resto viene comunicato male, ci sono un sacco di cliché, si parla di azienda giovane dinamica, per carità, e quindi, insomma, si perdono poi i pezzi. Oppure c'è una bella palette colori, è stata studiata bene, però poi non viene comunicata, magari sui social media, quella palette colori si perde, oppure comunque non viene usata nel modo corretto. Una volta che hai tutto, ti consiglio di creare un manuale, una brand guide proprio, dove raccogli tutte queste informazioni che diventano anche istruzioni. Perché? Perché se affidi a qualcuno, magari a un social media manager, le attività di post, di pubblicazione di alcuni tuoi contenuti, devono esserci delle regole da rispettare. Quelle regole devono essere precisissime. Noi lavoriamo spesso con brand grandi, di multinazionali, e le regole sono rigidissime per i brand. Non possiamo fare niente che vada fuori da quello che c'è scritto alla brand guide. E io sono d'accordissimo su questo, infatti studiamo molto bene le brand guide. Perché? Perché il brand è tutto, è una scorciatoia importante. Le persone devono vedere quel brand e devono attivare una scorciatoia mentale che dica: beh, mi posso fidare di questo brand. E quindi tutto quello che è fuori posto potrebbe minare quella fiducia. Per cui per il brand niente è un dettaglio. Se vuoi un aiuto su Content University Academy puoi vedere diversi corsi sulla brand identity, sul posizionamento che appunto ti aiuta a costruire una bella brand identity, oppure ovviamente ci chiami e lavoriamo insieme a te per creare un brand veramente efficace.